il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Oh raga, mi raccomando, aiutiamoci. Eccolo. Buongiorno. Signori, buongiorno. Oh, già in piedi, tutti ordinati. Oh, così mi piace. Composti e pronti. Seduti, grazie. Allora, ho bisogno di due di voi. Una persona per sezione. Prego, venite da me. Abbiamo due prove per la ex sezione A e per la ex sezione B. Sta cosa delle sezioni A e B è stata una sfiga assurda. Le prove sono effettivamente diverse. Cioè, almeno metti in compito unico un esame, invece l'ha fatti pure a fila. Ma che è? Oh. Ma che dopo, però? Ma simpatica, me l'aspettavo più semplice il compito. Vabbè. Proviamo. Avete un'ora da questo momento. Siamo arezzi. Chiedo silenzio fin dall'inizio. Signorina Tota, signorina Tota, signorina Tota, cosa sta facendo? Nulla, nulla. Posso vedere? Sì, guardi. C'ho l'astuccio qua. Ho visto un libro che si richiudeva. Questo libro deve rimanere fermo, immobile. Va bene? Signori, buon lavoro! Il compito è difficile perché ha domande a cui non so rispondere. E quando c'è qualcosa che non si conosce, la via più semplice è quella di chiedere aiuto. Vattene. Vattene. Oh, è sordo. Era caduto. Sì, vabbè, con belli proprio sto carica qua a lettoni perché con quello non ci vuole tanta copia. Rosatelli, mi fai un bigliettino numero uno. Adesso. Poi mi chiami mobile. Matematica si copia perfettamente. C'avevo il libro sotto il banco, quindi dal libro non si può sbagliare, quindi. Poi sto qua si gira, noi abbiamo i bigliettini. A 4. 25 e 48esimi. Come questo. Copiare è una tecnica per veri artisti. C'è chi usa la persuasione. Ma lei deve andare a prendere il caffè. Prof, se lo prendo un caffettino. Signor Patanè, non vorrei diventare troppo nervoso. No. Ah no, ci mancherebbe. Una briuscina, una merenda. Per spezzare un po' la tensione. Io gli auguro inserirei. C'è chi usa la supervista. Ho fatto copiare agli adulti, che era pure lenta a copiare, infatti mi arrabbiavo perché volevo consegnare, lei va lenta a copiare. E poi c'è chi neanche ci prova, e sono cavoli suoi. Oh. Comunque un pochino più semplici le domande le potevano fare, cioè, con tutto il rispetto. Tuttavia, arriva il momento di consegnare. Signorina Sorbello, ha finito? Non è che ho finito, però ho tanto 10 secondi che cosa devo fare. Non ho capito nulla. E quando ormai non si può tornare indietro, ci si accorge che copiare è un'arte non priva di rischi. Oh, te devi venire a 25-14esimi. In realtà viene tu a tutti. Ho copiato bene, stavo controllando se era giusto. Tutto a posto. Ho fatto tutto qua. Ma tu c'hai i cani e seccamarani davanti. Vuol dire, ma cani e seccamarani stavano cercando di copiare tutto il tempo, non è che sono bravi loro, Non so, cerco conforto. È un po' andata male, secondo me, perché li ho fatti due giusti su quattro.